Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto la recensione del nuovo Huawei MatePad Pro da 11 pollici, un tablet molto potente e interessante, con l'ottimo sistema operativo Harmony OS. Prima di andare avanti, vi invito come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto gli amici di Digitabili.blog e gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno della confezione troviamo, oltre al nostro tablet, un caricabatterie a ricarica rapida da 22,5 watt. E poi abbiamo un cavo di ricarica USB tipo C. Dal punto di vista del design, questo MatePad Pro mi è piaciuto davvero tanto. Il frame è in metallo, mentre il retro è in policarbonato con una finitura opaca che non tantiene le impronte. Bello anche il logo Huawei dorato e il modulo fotografico sul retro. Tra le mani, questo MatePad Pro trasmette un senso di qualità e solidità. Ovviamente la qualità costruttiva di Huawei non si discute. Le dimensioni sono 249,2 x 160,4 x 5,1 mm di spessore, per un peso di 449 grammi. Analizzando bene il tablet, troviamo nella parte superiore il tasto di accensione e spegnimento, poi abbiamo gli altoparlanti di sistema, nella parte inferiore abbiamo gli altri altoparlanti di sistema e la porta di tipo C, nella parte destra abbiamo il bilanciere di volume con ben tre microfoni, nella parte sinistra non abbiamo nulla. Sul retro abbiamo il modulo delle fotocamere. Huawei MatePad Pro monta un display full view AMOLED da 11 pollici diagonale con risoluzione 2560x1600 pixel e un refresh rate a 120 Hz. La luminosità massima è di 600 nits, quindi sufficiente sotto la luce diretta del sole. Ottimi colori e perfetti gli angoli di visione. Parlando invece di hardware, questo Huawei MatePad Pro monta un processore Snapdragon Octa-Core 870, affiancato da una GPU Adreno 650 e da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, purtroppo non espandibile. Come connettività abbiamo il supporto al Wi-Fi Dual Band, abbiamo il Bluetooth 5.1, abbiamo i vari GPS, non è presente purtroppo il chip NFC. Non è presente il jack audio e l'audio stereo con i 4 speaker integrati di ottima qualità e potenza. Parlando invece di fotocamere, questo MatePad Pro monta due sensori posteriori, la principale è una 13 megapixel e la secondaria è una grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera frontale invece è una 16 megapixel. Calcolando sempre che parliamo di un tablet, devo ammettere che la fotocamera principale riesce a scattare buone foto con un'ottima messa a fuoco e un buon bilanciamento dei colori, appena sufficiente invece la grandangolare per colpa della bassa risoluzione, bene invece la fotocamera frontale. I video invece vengono registrati fino al 4K a 30 fps, con una buona messa a fuoco e una leggera stabilizzazione elettronica.
Parlando invece di software, questo Huawei MatePad Pro arriva sul mercato con Harmony OS nella versione 3 e le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2022. Harmony OS l'ho trovato migliore rispetto alla classica MI basata su Android. Gira bene e mi sembra molto ma molto più fluido. Ovviamente non abbiamo i servizi Google, ma abbiamo l'App Gallery di Huawei che è ben fornita e troviamo più o meno tutte le app disponibili. Se poi siete legati ai servizi di Google, basta installare la Gbox per installare i servizi GMS. Nel complesso, il software di questo MatePad Pro, grazie al potente hardware, è promosso. Poi, per poter sfruttare al massimo questo MatePad Pro, Huawei mette a disposizione un'ottima cover magnetica con tastiera e abbiamo anche la M Pencil di seconda generazione per un'esperienza a livello professionale. Potete trovare questo MatePad Pro e tutti i suoi accessori sul sito Huawei. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per concludere, questo Huawei MatePad Pro da 11 pollici è un tablet davvero ottimo, ben costruito e molto veloce, perfetto per la multimedialità e per la produttività. I punti di forza sono l'ottima qualità costruttiva, i display e l'audio e le prestazioni. Come punti deboli direi la mancanza di un modulo SIM per navigare con il 4G LTE e la mancanza di un jack audio. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao, alla prossima!